Tempo c'è seduto sul trono adesso per questa seconda sessione della giornata. Perché giunge me leggere Volevo parlare un po' della motivazione, però prima della motivazione, poi dopo invece mi sono espanso nella pratica del Tonglen, per cui adesso cercherò di spiegare questo e vediamo cosa succede, vediamo, completerò questo. Ora, il dare nella pratica del Tonglen, generando l'amorevole gentilezza, dando agli esseri senzienti il proprio corpo, i propri piaceri, i meriti dei tre tempi, per cui il proprio corpo. Nella pratica dell'Amne, il mio Gora dice che Trichan Rinpoche, il tutore giovane di Sua Santità Dalai Lama, Trichan Rinpoche, aveva una domanda, lui mi ha scritto, lui mi ha detto che non si può visualizzare, non visualizzate lo scheletro, la carne, ma dovete visualizzare il vostro corpo come un gioiello che esaudisce i desideri, come un gioiello che esaudisce i desideri, che ha 8 lati, o un bel gioiello. Così, vi ho già spiegato un giorno che i gioielli esaudiscono i desideri, si trovano nell'oceano. Ho visto in un testo tibetano, non mi ricordo se era un geshe o un meditatore anziano, non mi ricordo, mi ha spiegato. Nel libro di medicina tibetana c'è scritto che le reliquie del Buddha dopo molto tempo vanno nell'oceano e quindi quando sono nell'oceano diventano dei gioielli che esaudiscono i desideri e questo è quello che è detto nel testo.
nel testo di medicina tibetana. Comunque nel passato i re universali, forse i bodhisattva, che avevano molti meriti, loro andavano nell'oceano e trovarono i gioielli che esaudiscono i desideri. Ma comunque, voi mettete su lo stendardo, lo mettete il quindicesimo giorno della luna, un giorno di auspicio, si mette sopra questo stendardo. Si mette, voi mettete su questa bandiera qualsiasi cosa voi preghiate di ottenere, qualsiasi desiderio che uno desidera, qualsiasi piacere, qualsiasi cosa uno desidera, viene materializzato. Qualsiasi preghiera viene esaudita. Ve l'ho detto precedentemente, ho messo. Tempo fa avevo già detto che il nostro corpo umano è molto più prezioso del naturalmente, molto più. All'inizio del corso ho detto che appunto questo, forse il primo giorno l'ho detto, forse ho detto il primo giorno, che il nostro corpo è ancora più prezioso di un gioiello che esaudisce i desideri. È come se avessi la stessa cosa, se, un cielo pieno di gioielli che esaudisce i desideri, non, questo non può interrompere, non può fermare, quello soltanto non possono interrompere, non possono fermare il karma di negativo di rinascere nei reami inferiori e non può interrompere la rinascita nei reami inferiori, non può interrompere la rinascita nel samsara, non può, no, quello soltanto non può farvi ottenere le rinascite superiori come esseri umani, non, e non potete ottenere il nirvana, la felicità ultima, la felicità che non termina mai. Non si può, questi non possono farvi liberare dal samsara, non possono far sì che voi siate liberi dal samsara, e anche non vi possono liberare dal nirvana inferiore e ottenere il grande nirvana dell'illuminazione. Non possono, ma adesso che voi avete questo corpo umano, è veramente molto più prezioso di quello, perché con questo potete purificare, interrompere le rinascite nei reami inferiori, potete creare le cause per prendere rifugio e proteggere il karma e vivere nei precetti e tutte queste cose e che diventano le cause per ottenere le rinascite superiori di Deva o di essere umano, e quindi con il corpo umano, quello che fa sì, il corpo umano fa sì che voi possiate essere liberi dal samsara e potete ottenere il nirvana e la liberazione dal samsara, e anche questo fa sì che voi possiate essere liberi dal nirvana inferiore e ottenere il grande nirvana che è la completa illuminazione con Bodhicitta. Come ho spiegato questo? Questo è molto prezioso. Vedete, quando voi spiegate con questi insegnamenti agli altri, non dovete fare tutta questa confusione che faccio io, eh? Magari dopo pensano che voi avete preso delle droghe. Oh, che siete diventati matti. E quindi dopo non sono proprio sicuro che poi le persone dove andate a finire dopo, no, non è sicuro. Magari le andate a colpire oppure o voi li colpite, non sono sicuro cosa può succedere dopo. Quindi è veramente molto importante, come quanto questo corpo umano è veramente molto prezioso, anche se voi avete il gioiello che esaudisce i desideri, qualsiasi preghiera voi facciate può essere materializzata. Usavo l'esempio di Sai Baba, no? Che produce la Vibhuti.
Quindi voi visualizzate il vostro corpo come un gioiello che esaudisce i desideri. E quindi ne vedete innumerevoli, non soltanto uno. Okay? Questa è la mia spiegazione, quello che cerco di... Quando faccio la pratica, cerco di visualizzare in questo modo. Io sto dicendo così, però magari le persone pensano soltanto un gioiello che esaudisce. Comunque, immaginate innumerevoli gioielli che esaudiscono i desideri. E quindi offrite ad ogni essere dell'inferno. Offrite a ogni essere dell'inferno, che sono innumerevoli esseri nell'inferno, proprio adesso. Stanno soffrendo le sofferenze più pesanti. Stanno sperimentando proprio adesso le sofferenze più pesanti. Per cui voi offrite innumerevoli gioielli che esaudiscono i desideri. Ci sono un sacco di innumerevoli esseri degli inferni. Sono innumerevoli esseri degli inferni. A tutti quanti voi offrite. A tutti quanti voi offrite. A tutti quanti. Queste sono molto più preziose del diamante, sono molto più preziose dei diamanti. Dovete sapere queste cose qua. Offrite agli innumerevoli esseri prete del vostro corpo, ad ognuno, ad ogni essere infernale, ad ognuno, a tutti quanti offrite questo. E quindi ad ogni animale. Anche tutti quanti esseri senzienti, anche i più piccoli, quelli che non si possono vedere con gli occhi, ci sono innumerevoli universi, per tutti quanti, per innumerevoli esseri, innumerevoli gioielli che esaudiscono i desideri. E poi ci sono innumerevoli esseri umani, ci sono innumerevoli esseri. Non, gli esseri umani non sono soltanto in questo mondo, ci sono innumerevoli universi, innumerevoli esseri umani, innumerevoli gioielli che esaudiscono i desideri, sono infiniti, offrite a tutti quanti, ad ogni sura, ad ogni asura, a tutti quanti, che sono innumerevoli esseri azura e sura azura. Ad ogni sura ci sono innumerevoli sura ed azura, da deva e semideva. Sono pieni di distrazione, sono veramente disattenti, sono incoscienti. Sono completamente distratti, completamente superficiali, non curanti, e vivono così, e vivono tutta la loro vita così, e quindi è difficile da ricordare, non incontrare il Dharma, è difficile, anche se incontrano il Dharma, per loro è molto difficile ricordarsi, perché sono completamente distratti nei loro piaceri. Perché hanno incredibili piaceri e sono pieni di questa distrazione. Sono completamente distratti e superficiali. Come le persone che sono molto ricche, che sono molto benestanti, hanno un sacco di varietà di piaceri sensoriali, incredibili piaceri sensoriali. Sono veramente completamente distratti da questi piaceri sensoriali.
partito l'internet. Parliamo appunto del Nepal, che con la connessione che è un po' ballerina oggi. Un po' di difficoltà. Dobbiamo aspettare un po' a vedere se è tutto riparte e appunto Rico ci aveva parlato fino ad ora riguardo alla pratica del dare, quando si fa la pratica del Tonglen, appunto di prendere la sofferenza su di sé e di dare le proprie felicità, il proprio benessere, i propri meriti e considerare anche il proprio corpo, di offrire il proprio corpo, ma non pensare a un corpo di carne e ossa, ma di offrire il proprio corpo come un gioiello che esaudisce i desideri e pensare che sono innumerevoli i gioielli che esaudiscono i desideri. E appunto stava dicendo che il gioiello che esaudisce i desideri è il gioiello che quando si fanno le preghiere, questo gioiello può materializzare tutto quello che uno desidera. E poi ha fatto l'esempio appunto come Sai Baba probabilmente aveva questo potere di materializzare gli oggetti che le persone desideravano, e quindi era in grado di dare delle catene d'oro, era in grado di dare oggetti che le persone desideravano ricevere, e aveva questa capacità, e anche aveva la capacità di materializzare la vibhuti, che era questo tipo di cenere che dava alle persone, era come appunto una sostanza benedetta. Qua siamo ancora senza internet e ancora quello che diceva stamattina nell'introdurre la pratica del Tonglen era che bisognava appunto pensare di prendere la sofferenza su di sé e al proprio cuore, pensare che hanno proprio cuore, cioè l'egoismo, questa attitudine autogratificante che è la causa di tutti quanti i problemi. Tutti quanti i problemi che sperimentiamo adesso, tutti i problemi che abbiamo sperimentato nel passato e quelli che sperimenteremo nel futuro, sono tutti quanti causati da questa attitudine autogratificante, da questo problema. È l'attitudine autogratificante. Oh, ecco, siamo tornati online. Quando non c'è molto tempo. Negli insegnamenti, appunto, dicevo, appunto, questi esseri degli Asura sono completamente distratti, hanno una vita lunghissima e quindi è molto difficile ricordarsi e poi ancora, qua siamo arrivati, sono troppo attaccati all'attaccamento, così, ecco, e poi dopo, ok, qua
Negli insegnamenti si può fare veramente in un modo elaborato di dare, no? Questa è l'essenza. Voi dovete dare tutti quanti i vostri piaceri. Ogni piacere, per esempio, i vostri capelli, tutti quanti i vostri capelli, ogni pezzo, anche i vostri soldi. Non dimenticatevi di offrire anche tutti quanti i soldi che avete in banca. Tutto quanto. Tutto quanto, anche le scarpe, avete un sacco di scarpe, le scarpe per andare fuori, le scarpe per andare in montagna, le scarpe, ogni vestito, ogni cosa, ogni oggetto che voi possedete è il gioiello che esaudisce i desideri. Qualsiasi cosa gli altri esseri desiderano, lo prendono dalle cose che voi offrite. Dovete pensare anche che tutti quanti i vostri possedimenti sono il gioiello che esaudisce i desideri di tutti quanti gli esseri senzienti. Tutto quanto, dovete pensare in questo modo. Ogni cosa, ogni pezzo, anche i soldi che avete in banca, sto usando per esempio, anche il più piccolo spillo, ogni cosa lo offrite, offrite tutto come gioiello che esaudisce i desideri, ogni cosa la date agli altri. Innumerevoli esseri di spiriti, innumerevoli animali, innumerevoli esseri umani, innumerevoli sura, azzura, innumerevoli zura, azzura, innumerevoli azzura, azzura, azzura. Ci sono i potenti Deva che mandano lontano. Ogni cosa, anche una rupia, anche se avete soltanto una rupia, anche se seguite, avete soltanto una rupia, offrite questo. È incredibile, una pratica incredibile. Per cui vedete quante scarpe voi avete, diversi tipi da indossare dentro casa, fuori casa. Per cui tutto quanto lo offrite, voi offrite agli innumerevoli esseri senzienti di ogni reame. Lo offrite agli innumerevoli esseri senzienti di ogni reame. In ogni reame ci sono innumerevoli esseri senzienti, sono innumerevoli esseri senzienti. Per cui lo dedicate, voi date loro con amorevole gentilezza ogni cosa materiale che voi possedete, ogni cosa materiale che voi avete, lo date come se tutto quello in questo modo qua accumulate infiniti meriti, accumulate cieli di meriti, se la vostra motivazione è di amorevole gentilezza. Ogni volta accumulate cieli di meriti. Dovete sapere questo, dovete conoscere questo, per ognuno di loro, per ogni parte, per ogni pezzo. Dovete conoscere questo, dovete sapere questo. È veramente incredibile. È veramente incredibile. Per quanti possedimenti voi abbiate, quando voi fate la pratica del Tonglen, wow, incredibili meriti, accumulate incredibili meriti nel dare. Nel fare la carità a questi innumerevoli esseri degli inferni, cieli di meriti, poi innumerevoli preta, cieli di meriti, accumulati cieli di meriti, innumerevoli animali, cieli di meriti, la macchina, la macchina, la macchina. E poi ancora questi meriti, dopo questi meriti, tutti i meriti del passato. Tutti i meriti del passato, da rinascita senza inizio, e poi i meriti che avete accumulato in questa vita presente, poi tutti quanti i meriti che accumulerete nelle vite future, in futuro, i meriti dei tre tempi, li offrite completamente agli innumerevoli esseri infernali, agli innumerevoli spiriti famelici, agli innumerevoli animali, agli innumerevoli esseri umani, agli innumerevoli sura.
innumerevoli Asura, agli innumerevoli esseri dello stato intermedio. Vedete, quando le persone muoiono, le famiglie fanno le puge. E lo fanno per loro oppure chiedono, invitano i monaci o le monache e fanno la richiesta ai monasteri di fare la puja per la persona che è morta. Per cui i meriti vengono dedicati per quella persona che è morta. Quindi fanno delle preghiere per la persona che è morta. E questo modo purifica il karma negativo di quella persona e anche se loro sono già rinati nei reami inferiori possono purificare il loro karma negativo e quindi accumulano dei meriti e in questo modo possono ottenere le rinascite superiori. O anche se, per esempio, anche i meditatori. E l'amo, i meditatori fanno il powa e mandano la coscienza nella terra. Poi ci sono diversi modi, dedicare i meriti. Quindi la persona può ottenere le rinascite superiori, anche se è rinata nei reami inferiori. Però la famiglia, che hanno una connessione karmica, possono ottenere una rinascita superiore. Li aiuta a rinascere nelle rinascite superiori, purifica il loro karma. E questa è una cosa che voi potete fare per i vostri amici, per le persone che sono morte, per il vostro padre, vostra madre, potete fare in questo modo qua, per i membri della vostra famiglia, per i vostri fratelli, sorelle, per i nemici. Per i vostri nemici, quelli che sono morti, voi potete aiutarli in questo modo. Anche il vostro nemico che è morto, potete purificare. Così possono ottenere se il vostro amico è morto, allora dovete, facendo queste puge, sarà completamente felici, no? E quindi anche per il vostro nemico che è morto, potete fare le puge e in questo modo diventa una cosa veramente buona, è una cosa veramente speciale, ottima se si fa questo. Questo è quello che fanno i Bodhisattva, questa è l'attitudine dei Bodhisattva. In cambio, la persona che vi ha... Questa è l'attitudine del Bodhisattva, questa è l'attitudine del Bodhisattva, questo è quello che fanno i Bodhisattva. In contraccambiare il danno che ci hanno fatto in questo modo è veramente una cosa veramente molto potente, quello che disse anche il quinto Dalai Lama, le parole, non mi ricordo le parole a memoria, però le ho lette. Così, semplicemente ve le introduco questa cosa. Qualcuno che muore, oh, i familiari, qualcuno che è stato veramente molto gentile con voi, che è morto e se n'è andato, e se n'è andato, non c'è assolutamente niente che posso fare. Ma no, questo non è così. Questo perché non avete studiato il Dharma, non conoscete il karma. Anche soltanto recitare una mala di Om Mani Padme Hum. Anche se voi recitate soltanto una mala di Om Mani Padme Hum, pensando alla persona, alle sofferenze in quella persona, alle sofferenze dei sei reami inferiori, dei tre reami inferiori, recitare una mala di Om Mani Padme Hum è veramente incredibile. Ci sono tantissime cose che si possono fare, è veramente molto importante sapere, ci sono tantissime cose che si possono fare per aiutare. Pensare, ah, è morto, se n'è andato, è finita. No, non è così, non è così. Anche quando voi siete morti, voi siete andati, diventate non esistenti. No, non è così, non è così. Non bisogna pensare in questo modo. Ah,
Voglio fare una domanda. Nel mondo, quanti esseri umani hanno, in una famiglia, anche solo in una famiglia, hanno 5 figli? Tutti hanno diverse vite, tutti hanno tutti delle mentalità diverse, anche se sono 5 figli, no? Sono diversi. Qui sono stesso, anche per esempio anche per quello che riguarda il cibo, a uno piace, all'altro non c'è. Non soltanto non hanno la stessa mente, ma hanno anche gli stessi stili di vita diversi, hanno diversi caratteri. E comunque vengono tutti quanti dalla stessa famiglia. E da dove vengono? Ci sono incredibili sofferenze per tutta la ferita, una dopo l'altra, incredibili sofferenze, problemi, tutta la vita così, tutta la vita così. Poi, alcuni sono dei presidenti, alcuni sono dei re, uno soffre, tutti i tipi. Perché? Perché hanno diversi tipi di vite? Perché? Questa è una buona domanda. Se voi se pensate che non c'è il karma, allora qua è perché ci sono questi diversi caratteri, diverse vite, diversi tipi. Da dove viene? Questa è la mia domanda. Hanno diversi... Hanno diversi caratteri, anche se vengono dagli stessi genitori. Non hanno lo stesso tipo di mente che hanno i genitori, non hanno la stessa mentalità, non hanno la stessa compassione. Alcuni hanno molta compassione, altri hanno un'incredibile compassione. Quegli altri non gliene frega niente. E quindi ci sono tutti i tipi, anche in una stessa famiglia. Capite? In una famiglia, vedete, hanno un figlio, vedete le altre persone. In altre famiglie, altri bambini, no? Altre persone che uccidono gli animali, insetti, persone che uccidono altre persone invece vedono che un insetto viene ucciso e cominciano a piangere perché ha compassione, mentre invece ci sono altri bambini che vogliono uccidere gli insetti, vogliono semplicemente uccidere, l'altro invece piange. Allora tutto questo da dove viene? Da dove viene? Viene dalle rocce, dagli alberi? No. Vengono dall'acqua? C'è la continuità della coscienza, è il karma, è la continuità del karma, la continuità della coscienza che viene dalle vite passate. Naturalmente questo può cambiare, ecco perché noi meditiamo, perché se noi impariamo il Dharma, capite? Ecco perché noi impariamo il Dharma, e ecco perché mi meditiamo, per cambiare, per diventare migliori, per sviluppare la vostra mente fino all'illuminazione, per diventare dei migliori esseri umani in questo modo. Ok? Finito. Allora, adesso torniamo indietro, allora. Adesso, quindi, ora, i meriti. Tutti i meriti del passato, presente e futuro. Tutti i meriti del passato, presente e futuro li date completamente agli innumerevoli esseri infernali. Proprio adesso. È veramente molto importante. Loro ne hanno bisogno. Per cui voi date tutto quanto a ognuno di loro, ai innumerevoli esseri, spiriti famelici, innumerevoli animali, come sapete ci sono innumerevoli zanzare, formiche, innumerevoli animali, anche quelli che non riuscite a vedere, quelli piccoli che non potete riuscire a vedere ad occhio nudo, no? Ai topi, i ratti,
Date tutto quanto ai innumerevoli esseri umani, date tutti quanti i meriti agli innumerevoli Sura, innumerevoli Asura. Sto facendo un esempio. Quando una persona muore nella famiglia, i membri della famiglia che chiedono ai lama o ai meditatori, ai monaci, alle monache nei monasteri di fare le offerte, vanno a fare le preghiere, le puge per la persona che muore. Ci sono diversi jhanwa di purificazione per far sì che loro possano ottenere una rinascita superiore, di poter rinascere una terra pura. E quindi così potete dedicare i meriti. Quindi così, la stessa cosa voi, potete dare tutti quanti i vostri meriti a tutti quanti. Quindi ora, veramente, adesso, questa è una pratica, una pratica meravigliosa, molto buona, molto buona. Voi potete dare tutto quanto e poi hanno ottenuto tutto quanto, qualsiasi cosa loro desiderano, gli esseri infernali ottengono esattamente tutto quello che vogliono, gli spiriti famelici ottengono esattamente quello che desiderano, tutto quello che hanno bisogno, gli animali ottengono esattamente qualsiasi cosa loro desiderano, poi gli esseri umani ottengono esattamente tutto quello che hanno desiderato, quello che hanno bisogno, quello che hanno bisogno. Tutti quanti, Sura, Sura, come tengo tutto questo che ho già menzionato, questa cosa, utilizzare questa rinascita umana che avete incontrato, gli insegnamenti Mahayana, che avete incontrato un guru perfettamente qualificato che può mostrare il sentiero infallibile verso l'illuminazione. E quindi loro ricevono tutto questo, loro ricevono il completo sentiero per l'illuminazione che li può portare a liberarsi completamente da tutte quante le oscurazioni grossolane sottili e possono completare così tutto il sentiero e cessare i difetti sottili, grossolani e sottili, e tutti quanti possono ottenere l'illuminazione. Gli esseri, gli infernali, così, in fretta, possono ottenere l'illuminazione. Gli animali, gli esseri umani, Sura, gli Asura, ottengono l'illuminazione. Così potete visualizzare che diventano Urusha Kiamuni o Cenresi, whatever. E dipende da voi, quello che volete voi. Possono diventare la vostra divinità. È veramente grandissima, una cosa grandiosa. Per cui ora, quando voi fate questa pratica, quando fate quella pratica, quando quella pratica viene, voi non lo sapete, però coloro che hanno preso l'iniziazione di Manvantara Yogatantra, voi fate i Guru Yoga in 6 sessioni, che lo fate 6 volte al giorno, 3 volte la mattina e 3 volte la sera. Potete fare sia la versione lunga, estesa, oppure una breve, e dare il vostro corpo, i possedimenti, i meriti agli innumerevoli esseri senzienti. Se voi recitate, oh, allora così. Anche recitare, se lo recitate così, e poi lo finite, adesso finite così, allora, e poi andate a fare una passeggiata, no, adesso fate così, no, quello è il Guru Yoga in 6 sessioni, questa pratica è così, voi non lo notate, non notate, anche la preghiera non la notate, allora fate così, capite, non serve assolutamente a niente, ve l'ho già detto, no? Lì è l'essenza, questa pratica è lì, se voi guardate, è proprio lì, c'è questa pratica, è una pratica veramente incredibile, veramente incredibile, è la miglior meditazione. E quindi, se voi sapete questo, accumulate i cieli di meriti, vi ho già detto questo, i cieli di meriti, così li accumulate, con ognuna di queste. Queste diventano, date i vostri corpi, i vostri possedimenti, accumulate cieli di meriti, molte volte, molte tamme, in cieli di meriti accumulate, infiniti meriti. Bah, 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 bah. Quindi la purificazione è veramente incredibile, incredibile purificazione. Karma negativo accumulato da rinascita senza inizio per molti karma negativi molto pesanti, di aver danneggiato gli altri, sono purificati.
Così c'è tantissima purificazione. Ogni volta che voi fate questo, il karma negativo viene completamente purificato. Dovete sapere queste cose qua. Ogni volta che voi fate questo, voi vi avvicinate sempre di più all'illuminazione. Ogni volta che voi fate questo, vi avvicinate sempre di più ad essere liberi vi avvicinate all'illuminazione, vi avvicinate ad essere liberi dal samsara e ogni volta vi avvicinate sempre di più allo stato dell'illuminazione, allo stato di Buddha. Ogni volta che vi avvicinate allo stato di Buddha, capite? Così vi avvicinate allo stato di Buddha molto velocemente, diventa veramente veloce, veloce. Dovete sapere questo, dovete conoscere questo. È veramente incredibile. Questa è la vita più felice, quella è la vita più felice. Se voi volete, se volete sapere che cos'è la vita più felice, non è fare feste tutto il tempo, fare dei party tutto il tempo, che in realtà è soltanto sofferenza. Quella invece è la vita più felice, quella che è. E questa è il party, sono soltanto la sofferenza, sono sofferenza del cambiamento, così. È incredibile. Cieli, cieli, molte volte di cieli di meriti, è un'incredibile purificazione. Ogni volta vi avvicinate sempre di più all'illuminazione. Per cui se voi fate questa pratica ogni giorno della vostra vita, diventa veramente incredibile. Scusate se dico questo. Per gli esseri senzienti, sono gentili, preziosi. E per gli esseri senzienti, la vostra vita diventa preziosa per gli esseri senzienti. Così, questo è quello che voglio dire. Così, così, voglio dire questo. Quando, per esempio, quando, perché, per cui quando vedete, quando voi mangiate il cibo che appartiene agli esseri senzienti, voi lo state mangiando. Voi state mangiando per gli esseri senzienti, per servire gli esseri senzienti, capite? E quindi quando noi indossiamo i vestiti che voi indossate sono degli esseri senzienti, quindi li indossate per voi, per indossare gli esseri senzienti, che appartiene agli esseri senzienti, lo dedicate in questo modo. Quindi questo vuol dire che voi in questo modo la vostra casa appartiene agli esseri senzienti, lo usate per gli esseri senzienti, voi siete il servitore degli esseri senzienti, voi siete come il servitore, l'aiutante degli esseri senzienti, come come gli altri sono i vostri padroni, e quindi voi siete i servitori degli esseri senzienti. Per cui, e quindi tutto quanto appartiene agli esseri senzienti. Quindi perché gli altri usino voi stessi, il vostro corpo, come serve a loro. Siete come per esempio le persone ricche hanno i servitori, no? E usano i servitori, quindi qualsiasi cosa che. Cioè, usano i servitori sono i padroni, per proteggere la loro vita. E quindi noi dobbiamo pensare che noi usiamo il nostro corpo per essere al servizio degli altri esseri senzienti. Per cui voi lo usate per servire gli esseri senzienti. Così questa è un'attitudine dei Bodhisattva. Questa è la condotta dei Bodhisattva. Questo vuol dire che voi sarete in grado di praticare i voti dei Bodhisattva. Se voi fate così, allora voi sarete in grado di praticare i voti dei Bodhisattva. Questa è la causa per ottenere l'illuminazione. Se voi volete l'illuminazione, se voi volete ottenere l'illuminazione, questi sono i voti dei Bodhisattva. Capite? Quindi, quando pregate, in Singapore Fred era un comandante nei militari, era un comandante, faccio diventare tutti quanti un commitment, un impegno, faccio diventare tutti quanti dei comici.
La persona che ah, lui è un ladro. La persona che ha un buon cuore pensa soltanto in un modo positivo, non pensa che gli altri siano dei ladri, vedono soltanto le cose positive negli altri. Mentre invece la persona che è molto egoista, che pensa solo a se stessi, allora quando vede gli altri dice: ma forse quella è una persona spia, quella è una spia, quella è una spia, quella è una spia, quella è un ladro. È così quello che nella vita delle persone, lo sapete? Sto scherzando, Ma tutti quanti dei comici, scusate. Scusate. Mi scuso per questo. Per cui è abbastanza facile pensare in questo modo. Pensare così è veramente facile pensare in questo modo qua. E questo aiuta veramente tantissimo a pensare a oh, il mio, tutte le preoccupazioni. Oh. Pensiamo, questo corpo appartiene agli altri esseri senzienti. Vi prendete cura di questo corpo, della casa, di questo corpo per gli esseri senzienti. Ne prendete cura, ma per gli esseri senzienti. È così, in questo modo. Questo è il modo di vivere la vita, con una vita molto significativa, ok? E così utilizzate il vostro corpo, usate queste cose per aiutare gli esseri senzienti, per lavorare per gli esseri senzienti, per offrire agli esseri senzienti. Ho menzionato Fred. Lui è stato per molto tempo in questa vita in militare, era nell'esercito ed era un comandante dell'esercito. Era un comandante nell'esercito. Poi a un certo punto è morto all'improvviso. Sembrava veramente giovane ed è morta all'improvviso. E quindi gli ho detto di diventare monaco. E così lui è diventato monaco. È diventato monaco e adesso lui porta, normalmente porta le persone, gli studenti, le persone, li porta al Monte Kailash. Penso che lui sia stato già a Monte Kailash diverse volte in Tibet. E poi c'era una persona che era molto malata, che aveva il cancro, per cui gli ho detto, devi prendere tutti quanti il cancro di tutti gli esseri senzienti su di te, tutta la sofferenza degli esseri senzienti nel cancro. E quella persona molto seriamente ha fatto questo, ha fatto esattamente così e è guarito dal cancro. Dovete comprendere questo. Questo è guarito dal cancro. Quella persona, dovete comprendere questa cosa qua. E se voi viene il cancro, non dovete fare quello che vi dice il dottore, dovete ricordarvi di questo, dovete ricordarvi di fare la pratica di Tolle. Questo è un consiglio. Anche questa, se voi la pratica, e noi ricordatevi questo, alcuni se vogliono hanno buona fortuna e praticano. Quindi lui fece questo. Quindi è possibile guarire dal cancro. Anche in Tibet, io penso, per attraversare i laghi usavano fare delle barche con la pelle di animali, forse pelle di yak o qualcosa del genere. C'erano tantissime persone che erano molto pesanti. Due uomini hanno dedicato la loro vita e si sono buttati nel fiume, nel lago, perché c'erano troppe persone sulla barca e quindi sarebbero tutti quanti affondate. Quindi loro hanno dato la loro felicità alle persone che erano nella barca e semplicemente si sono buttate. E poi da lì è apparso un arcobaleno. È apparso un arcobaleno, un apparso un arcobaleno, una nuvola colorata,
ci sono tantissime nuvole colorate, incredibili, incredibili, hanno ottenuto dei incredibili benefici. Per cui così, questo vi sto facendo un esempio, per cui così la stessa cosa con la pratica del Tonglen, se voi date la vostra felicità alle persone nella barca, perché loro non affogassero e quindi date la vostra vita per loro. Questi due uomini sono buttati e quindi sono apparse queste incredibili nuvole colorate e questo è quello che è successo quando loro si sono buttate nel lago. Poi Geshe Kadampa Chekawa, che pregava sempre di poter rinascere negli inferni per essere di aiuto per gli esseri senzienti e pregava sempre di poter rinascere negli inferni il giorno che effettivamente è arrivato il momento in cui stava per lasciare il corpo, sa, ha avuto la visione della terra pura intorno a lui, la visione della terra pura di Buddha intorno a lui. E quindi lui disse al suo attendente, che era un giovane monaco: non ho avuto successo nelle mie preghiere, perché lui aveva pregato di poter rinascere negli inferni. Però con Bodhicitta, se voi pregate di poter rinascere, ne abbandonate voi stessi, date voi stessi agli esseri senzienti, non rinascerete mai più nei reami inferiori. E quindi, quando lui stava per morire, ha avuto la visione della terra pura intorno a lui. Quindi ha detto: non ho avuto successo nella mia. Ecco quello che è successo. E quindi il suo desiderio era quello di rinascere nell'inferno, ma invece per andare ad aiutare gli innumerevoli esseri senzienti negli inferni. E quindi lui ha deciso: così io posso soffrire. Se io rinasco negli inferni, io soffro a nome di tutti quanti gli altri esseri senzienti. E così gli altri esseri senzienti non devono rinascere negli inferni. Io soffro per loro, dedico per loro, dedico per loro, dedico se stesso per gli esseri senzienti, per cui aveva abbandonato se stesso per dare agli altri. Quindi lui aveva pregato lo stesso per sempre, però quando è successo questo è rinato nelle terre pure, ha avuto la visione delle terre pure. Quindi questo è Geshe Kadampa Chekawa. Quindi, per favore scrivete questo. Adesso non sto a parlare molto ancora, bla bla bla, ma è veramente molto importante. È molto importante quando voi avete dei problemi di relazioni, problemi negli affari, il cancro, malattie incurabili. Dovete assolutamente recitare questo, dovete fare questa pratica. Attraverso la mia esperienza di questo, possono tutti gli esseri senzienti essere liberi da tutte quante le malattie, dai danni degli spiriti. Tutte queste condizioni, i danni degli spiriti, del karma negativo, le cause delle malattie, il karma negativo e i difetti, e ottenere l'illuminazione. Semplicemente ripetete questo come recitate Mani Padme Hum. Quando recitate questo, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Se è la stessa cosa, recitate questo, ma attraverso la mia esperienza di questo possono tutti quanti gli esseri senzienti essere liberi da tutte quante le malattie, da tutti quanti i problemi, dai danni degli spiriti, del karma negativo, dei difetti e ottenere l'illuminazione. Come recitate Om Mani Padme Hum, recitate questa frase. Mentre voi camminate, mentre lavorate, è veramente una pratica fantastica. E allora, quando se voi avete il cancro, malattie incurabili, qualsiasi cosa, mal di testa, mal di ginocchia, qualsiasi cosa,
qualsiasi cosa la rendete utile, far sì che diventi di beneficio per ogni essere senziente, per gli innumerevoli esseri degli inferi, innumerevoli spiriti famelici, innumerevoli animali, innumerevoli esseri umani, sura, sura, degli innumerevoli, ci sono innumerevoli universi, ci sono innumerevoli esseri umani, innumerevoli azzurri, ci sono innumerevoli, però ogni essere senziente, far sì che la vostra esistenza, la vostra malattia diventi utile, che sia di beneficio. Oh, pensare, oh, questo tipo di cancro, e in questo modo qua voi non fate altro che torturare voi stessi. Mi fate creare questa tortura mentale, avete questa tortura mentale, non soltanto fisica, ma create moltissimi problemi mentali. Avete veramente questo tormento mentale, voi torturate voi stessi, queste emozioni negative che non fanno altro che peggiorare voi stessi, rendono voi peggiorate la vostra situazione, la fate diventare ancora più pesante, anche se voi non avete il cancro, questo diventa la causa per avere il cancro. Le persone che sono troppo preoccupate, che hanno un'attitudine egoista, qualsiasi cosa, che hanno il cancro, le persone che hanno molta rabbia, che hanno la pressione alta, hanno la pressione alta, hanno la pressione alta e poi quindi hanno gli infarti, le persone che hanno molta rabbia. Gli scienziati hanno notato che le persone che sono molto, hanno molta rabbia, la maggior parte di loro muoiono con infarto. Scrivete, dovete scrivere questa cosa qua. Sentito questo. Quindi questo, ho sentito questo che qualche anno fa, che hanno scoperto che fra le persone che la maggior parte delle persone che sono morte con l'attacco di cuore è successo proprio per questo. Quindi, definitivamente, di sicuro, una mente pacifica, una mente compassionevole, con amorevole gentilezza, pazienza, tolleranza, soddisfazione. Capite? Dovete imparare queste cose, altrimenti morite con tantissima sofferenza. Voi vivete la vita con tantissima sofferenza, con emozioni negative, con tantissima sofferenza, sempre, continuamente. E anche se voi vivete a lungo, per molti anni, c'è tantissima sofferenza. Per cui questo è quello che voi credete nella reincarnazione, nel karma, eccetera. Tutti quanti devono diventare degli esseri, buoni esseri umani. Questo è ciò che dovete praticare. Per cui, qui, con questa pratica, non avrete ostacoli. Potete utilizzare tutti quanti gli ostacoli, la malattia, qualsiasi tipo di problema voi abbiate, lo utilizzate nel sentiero per ottenere illuminazione, la totale cessazione di tutte le oscurazioni, completamente di tutte le realizzazioni. Usate ogni problema, usate tutto per il sentiero, per ottenere il sentiero per illuminazione, lo stato di Buddha. Quindi tutto quanto diventa utile. La malattia, qualsiasi problema, ogni problema lo utilizzate per ottenere lo stato di Buddha per gli esseri senzienti. Dovete sapere questo, scrivetevelo. Qualsiasi problema, malattia, qualsiasi problema voi abbiate, lo utilizzate per gli esseri senzienti, lo usate per tutti gli esseri senzienti affinché possano ottenere. Potete immaginare? Questo è il buddismo tibetano Mahayana, questa è la pratica, questo viene da Buddha, da Nalanda, capite?
veramente una cosa straordinaria, incredibile. Wow. È così saggio, così saggio. Rendete così la vostra vita, anche ogni problema lo utilizzate per il sentiero dell'illuminazione, per ottenere l'illuminazione. Questo è veramente l'addestramento mentale. I benefici che derivano dall'addestramento mentale. Io ho parlato della terra pura di Buddha Amitabha, quindi vuol dire questo, che il vostro corpo sia grande o piccolo, praticando Bodhicitta, l'addestramento mentale, il vostro corpo è chiamato terra pura. Ogni problema che voi che usate per il sentiero, per l'illuminazione, ogni problema che voi usate per gli esseri senzienti, per la loro felicità, perché possono ottenere l'illuminazione. Usate ogni problema che voi avete, anche la malattia, qualsiasi cosa, anche se c'è molta gioia, questa incredibile felicità nella vita, nel questo corpo piccolo, diventa una terra pura. Diventa una terra pura. Questo è detto così negli insegnamenti. Questa è l'altra cosa, il grande yogi Kagyu, il grande yogi Choje Gonzampa ha consigliato questa pratica, ed era la sua pratica, e lui ha consigliato questa 3 volte. Stava per morire per 3 volte, e aveva un corpo completamente pieno di pidocchi, e lui volontariamente non li ha tolti. Lui volontariamente ha tenuto queste pulci, questi pidocchi, e stava per morire quasi per 3 volte stava per morire, e lui ha dedicato se stesso completamente per questi pidocchi, per queste pulci, 3 volte, e stava quasi per morire. Ha praticato in questo modo, Choje Gotsampa, e questa è la sua pratica del Dharma. La sua pratica del Dharma, come lui ha affrontato le difficoltà, e come lui ha affrontato le difficoltà per gli esseri senzienti, praticando il Dharma per gli esseri senzienti, affrontando tutte queste divinità. E quindi, in confronto a questo, noi, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, ho fatto questo lì, ho fatto molti anni di ritiro, ho fatto queste prostrazioni. Qualsiasi cosa noi diciamo è semplicemente soltanto sulle labbra, in confronto a quello che ha fatto lui. Semplicemente, lui ha affrontato tantissime difficoltà per praticare il Dharma per gli esseri senzienti, e il suo scopo, con intenzione, ha fatto questo con questa intenzione, ha tenuto queste pulci, questi pidocchi addosso, e stava per morire per 3 volte, era lì lì per morire. Veramente, veramente incredibile. Io ho visto la storia della sua vita, ho ricevuto la trasmissione orale di questo grande yogi, dal Zigar Rinpoche, nella grotta di Padmasambhava, dalla figlia del re. C'erano due madri di saggezza, Kandroyeshe Sogyal, e poi ce n'era un'altra, Latsan Mandarava, che era la figlia del re, e sono andati sulle montagne. Quindi Padmasambhava le ha incontrate e aveva il karma, e quindi ha dato loro le iniziazioni. Quindi il re la stava cercando, è venuto fuori, e quindi il re ha visto questo. Allora il re, che era molto famoso, si è prostrato, poi ha fatto un fuoco di legno di sandalo, che è veramente molto caldo, e per 7 giorni ha impilato il... Ah no, c'era questo re che era contro Padmasambhava, ha cercato di bruciarlo con il legno di sandalo. Poi dopo, quando era nel mezzo di questo fuoco, quello che è successo
che Padmasambhava non si è bruciato, cioè, è apparsa l'acqua, e quindi non c'era l'acqua, ma è apparso il lago intorno, quindi questo è il lago di Sopema, credo, e quindi poi lui è sorto da questo, poi allora così il re è venuto giù e quindi ha realizzato che Padmasambhava non era un essere ordinario e quindi gli ha fatto le prostrazioni, l'ha invitato nel palazzo e questo è il lago di Sopema e fino ad ora c'è la continuità del lago e c'è ancora il lago, non si è prosciugato e quindi io sono stato lì e ho ricevuto la trasmissione orale lunga dall'abato del monastero Drupakagyo, monastero Drupakagyo, e ho ricevuto anche tante altre trasmissioni orali e questo è veramente incredibile, questa pratica da fare, questa pratica veramente molto, se voi avete dei problemi dovete fare questo, quindi dedicate per gli esseri senzienti, far sì che quello che voi state sperimentando sia utile per tutti gli esseri senzienti, capite? Io dovrei praticare, ma scusate, non pratico. Qualche volta, alle volte, ho dei dolori. Mi dispiace dire questo, ma delle volte viene dei dolori, forse è il cancro. Quando voi pensate, non molto seriamente, ma quando voi pensate, voi recitate le parole del Tonglen, le diverse parole del Tonglen, le diverse preghiere del Tonglen, in breve anche breve come quella di Nagarjuna, qualsiasi tipo di sofferenza che gli esseri senzienti possa maturare su di me. Qualsiasi felicità io possa maturare sugli esseri senzienti. Io semplicemente recito questo, anche non molto seriamente, semplicemente lo recito brevemente, allora immediatamente il dolore finisce. E anche il dolore agli occhi, se ho male agli occhi, se ho il male agli occhi, e se voi fate questo, anche non molto seriamente, semplicemente vi ricordate delle parole, il dolore si ferma. Allo scopo, interrompere il dolore, lo scopo dell'addestramento mentale, l'oggi, non è per interrompere il dolore, è perché mentre voi sperimentate, avete quell'esperienza, fa sì che quello che sia utile per ottenere lo sentiero dell'illuminazione, di utilizzare per il sentiero per l'illuminazione. Volete utilizzarlo per tutti gli esseri senzienti perché possono ottenere l'illuminazione, non è per interrompere il dolore. Dovete credere, il vero scopo dell'addestramento mentale è quello. Non sto dicendo questo, quello che succede se voi praticate, la vera pratica è di utilizzare, è di utilizzare per ottenere l'illuminazione. Quindi utilizzare questo per ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti quanti gli esseri senzienti, capite? Questo è. Ok. Quindi non solo questo, normalmente, naturalmente. So that's not only non soltanto normalmente. Questa è la pratica migliore. E particolarmente avete dei problemi? Fare questa pratica così è veramente molto utile, prende tutti i problemi di tutti quanti gli esseri senzienti su di noi e sperimentare e far sì che loro possano essere liberi. Then,
E poi vi voglio dire un'altra cosa. Quando voi lavorate nella città, camminate, siete nelle città in India, in Nepal, e quindi vedete moltissime persone, molti esseri, molti animali che soffrono, molti esseri umani che soffrono, vedete tantissima sofferenza, vedete delle persone deformi, che alcune non hanno gambe, tanti tipi di, di vari tipi di sofferenze, e voi non potete aiutarli immediatamente, deve far sì che loro possano avere le gambe. Quindi quello che voi potete fare è pregare per loro, di, che non rinascano mai più nei reami inferiori, e che non abbiano più tanta sofferenza nella vita, che non rinascono nei reami inferiori e che possano rinascere nelle terre pure, dove loro possono ottenere illuminazione o perlomeno ricevere perfetta rinascita umana, incontrare gli insegnamenti Mahayana e incontrare il perfetto Guru Mahayana, e possono incontrare il perfetto Guru Mahayana e ottenere l'illuminazione compiacendo, facendo soltanto, dopo di questo, di fare ciò che compiace completamente la santa mente dell'amico virtuoso. E poi fate la pratica del Tonglen. Quello che io voglio dire è che dovete prendere tutte quante le sofferenze degli altri, qualsiasi cosa, prendete e le prendete su di voi. Qualsiasi sofferenza che gli altri, vedete che gli altri stanno sperimentando, la prendete su di voi e lo date indietro a quello che è la causa del karma negativo. Lo mettete nel vostro cuore e distruggete così l'attitudine autogratificante. Quando voi camminate, praticate in questo modo, quindi gli animali che stanno per essere uccisi, che li vedete nella strada, i bufali, oppure i bufali che stanno arando la terra, che le persone usano, le usano per arare i campi, che, come si dice, quelli che appunto arano la terra per rendere più, per poter arare la terra, per poter coltivare, per coltivare la terra, ok? E quindi che portano questi pesi incredibili, oppure che i cavalli che trasportano questi pesi enormi e devono portare tutte queste cose, sia che sia quando è caldissimo, e poi ancora, come vedete tutte queste cose, quando vedete, vedete, prendete su di voi tutte le loro sofferenze, le cause di sofferenza, e quindi voi pregate, come ho detto prima, prendete queste sofferenze per distruggere la vostra attitudine autogratificante, il vostro ego, e poi recitate un Mani Padme Hum, è veramente molto buono, molto buono. E anche quando vedete le persone malate, le persone che stanno morendo, potete recitare un Mani Padme Hum facendo il Tonglen. Questo è veramente molto buono, molto buono. Alcune persone migliorano quando voi fate il Tonglen, quando non c'è molto che può essere di aiuto, non possono aiutare immediatamente, però se voi fate la pratica del Tonglen, allora le persone che hanno il karma possono migliorare da quello. E quindi ci sono molte, molte storie, ci sono molte storie. Penso che in questo modo così è finito. Finito. Quindi cercate di ricordarvi di Bodhicitta. Così è terminata la pratica del Tonglen. Quando voi siete tristi, ricordatevi di Bodhicitta. Quando avete paura, l'ho menzionato anche prima questo, ricordatevi di Bodhicitta. Questa è la cosa migliore, la cosa migliore. Ricordate che quando voi morrete, oh, il vostro respiro sta finendo, siete lì, ricordatevi Bodhicitta, è la cosa migliore, è il modo migliore per morire.
come ha detto, il punto su santità. È il modo migliore di morire. Dovete sapere questo, dovete scrivere questa cosa qua. Perché tutti quanti dobbiamo morire. O qualche anno fa, penso, ho detto, allora, di scrivere nel libro, quando voi state per me, quello che volete fare. Sì, ho detto questa cosa, cioè, dovete scrivere in un libro, una carta, volete scrivere quello che voi volete che venga fatto per voi quando meditate, che tipo di pratiche voi volete che vengano fatte, così siete preparati. Questo è veramente molto importante, è veramente, ci sono tutti quanti gli amici che fanno un sacco di cose, no? E quindi voi dovete solamente scrivere che tipo di meditazione, che tipo di pratiche voi volete che vengano fatte. È veramente importante. Scrivete, così siete preparati. È veramente molto importante, perché altrimenti ci sono un sacco di amici intorno che non sanno esattamente cosa fare. Invece voi avete già scritto quello che voi volete che venga fatto e così gli altri lo sanno. Adesso, si è interrotto. Si è interrotto. Ho interrotto internet un'altra volta, no, è tornato, no, non si capisce. No, siamo interrotti ancora. Abbiamo veramente una connessione non molto buona adesso. Proprio non c'è la connessione adesso. In Nepal si è interrotto tutto, sia il documento dove ci sono le trascrizioni che anche che il video. Già ritornato, quindi è veramente molto importante. Dobbiamo cercare di fare qualsiasi altro programma. Se voi è veramente molto importante praticare i cinque poteri vicino al momento della morte. Veramente molto molto importante, perché la morte può avvenire in ogni momento. Dovete assolutamente scrivere, così in questo modo sarete veramente saggi. Questo veramente dovete pensare. Quando io muoio, quando morirò, voglio che queste pratiche vengano fatte. Allora così siete veramente molto saggi, molto saggi. Veramente molto saggi. Oh, scusate, non devo andare a spiegare queste cose.
Quando avete, ricordatevi di la Bodhicitta quando avete, state soffrendo. Anche quando tutti quanti sono felici, ricordatevi di Bodhicitta. Quando avete piacere, quando avete tantissimo, le persone che vi lodano, e così la vostra mente diventa completamente distratta, occupata dalla distrazione, dall'attaccamento al piacere, ed è incapace di praticare il Dhamma. La vostra vita diventa negativa, completamente distratta dall'attaccamento, dusi, il piacere di questa vita. Questa vita diventa veramente, si spreca completamente la vita e non diventa una significativa, quindi la vita diventa, dovete cercare di ricordarvi di Bodhicitta, la cosa migliore che voi potete fare, anche se avete dei piaceri, la cosa migliore che potete fare per rendere il piacere significativo, dovete ricordarvi di Bodhicitta. Per esempio, quando voi siete negli alberghi a 5 stelle, per esempio, sto usando degli esempi, no? Allora, c'è tantissima comodità, allora dedicate questo per gli esseri senzienti, per gli innumerevoli esseri senzienti, per gli innumerevoli, dedicate tutto quanto, tutte queste comodità le dedicate per gli esseri senzienti, ok? Questa è la cosa migliore che potete fare. Così, questo è un esempio. Questo è un esempio. Quando voi avete piacere, questi incredibili piaceri, dovete dedicarlo per gli esseri senzienti. Lo date agli esseri senzienti. Quindi ricordate di Bodhicitta. Quando avete dei piaceri, diventano utili per gli esseri senzienti, ok? Cosa recita questo? Anche se voi avete tutti quanti i vizi, anche se vi astenete da tutti quanti i vizi, e quindi avete tutte quante le virtù, avete accumulato tutte quante le virtù, e anche meditate sui chakra, sui venti, le gocce, però senza Bodhicitta, fate tutte queste pratiche senza Bodhicitta, allora non potete ottenere l'illuminazione. Dovete sapere queste cose, senza Bodhicitta, tutte queste cose che voi fate, non potete ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti. Ok? Se voi praticate Bodhicitta, se voi avete Bodhicitta, allora sarete in grado di
completare tutto quanto il lavoro per voi stesse. Se voi praticate bodhicitta, se voi avete bodhicitta, allora sarete in grado di portare a completamento tutto il lavoro per gli altri. Se questa è la cosa migliore, anche potete portare a completamento il lavoro per voi stessi e anche il lavoro per gli altri. Se voi avete bodhicitta, questa è la cosa migliore, potete completare il lavoro per gli altri. Quindi avere bodhicitta è la cosa migliore. Se voi avete bodhicitta, allora potete abbandonate tutte quante le paure, sarete completamente liberi dalle paure e dai pericoli. Se voi avete bodhicitta, i deva. Deva, i Naga, tutti gli spiriti, tutti sono molto felici di voi. Se voi avete bodhicitta, se voi non avete una mente egoista, semplicemente vi prendete cura, desiderate che gli altri esseri senzienti siano felici, quindi i Naga, gli spiriti, tutti questi esseri che normalmente creano danni alle persone, loro saranno tutti quanti contenti ovunque voi siate, loro non vi danneggeranno, avendo buon cuore, avendo bodhicitta. È molto comune che nel Bodhisattva Gyawa Tenpa Drongme, che era veramente molto comune nella sua vita, nella storia della sua vita, che riusciva a fermare l'acqua, fermava l'acqua dei fiumi, e quindi lui era in grado, dove si univano i fiumi, era veramente abbastanza comune. Penso che la stessa cosa, la stessa storia, anche c'era anche di un cristiano, no? Di un cristiano, San Francesco in Italia. Lui recitava Dio, 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 però indossava veramente delle vesti completamente molto umili. Dei vestiti stracciati, laceri o a brandelli. Manca. Penso che stia cambiando la batteria nel microfono. Nel microfono. E quindi lui recitava Dio, Dio, Dio. Però indossava dei vestiti neri con molte pezze, fatto di pezze. Aveva una vita molto simile ai Geshe Kadampa, veramente molto semplice, aveva una vita molto semplice, vestiti stracciati a brandelli, era veramente molto utile, umile. Aveva una vita molto semplice, molti grandi esseri realizzati facevano così e hanno ottenuto. Ah, ecco, pensare a questi vestiti completamente stracciati. Delle volte, appunto, c'erano di San Francesco che era così, no? I suoi discepoli anche. E quindi i preti che passavano vestiti quanti bene sulla strada, erano vestiti bene, usavano questi vestiti molto costosi, quando vedevano San Francesco gli sputavano addosso, ma il suo livello di era veramente esattamente come Bodhisattva, come i Geshe Kadampa, aveva la mente da Bodhisattva, aveva questa realizzazione. Quando c'era l'acqua che scorreva l'acqua, i suoi discepoli che erano vicini a lui, e come dice appunto, è vicino all'istituto della Masson K in Italia. Come si chiama questo posto? Assisi. Assisi, Assisi.
c'era l'acqua che scorreva dalle montagne, i discepoli che erano lì vicino, vicino all'acqua, non poteva meditare perché c'era questo rumore dell'acqua e gli hanno chiesto a San Francesco e lui è andato lì dall'acqua e chiamava anche l'acqua, sorella, per favore, smetti di scorrere perché il mio discepolo non può meditare, per cui l'acqua ha smesso. Per cui potete vedere il ruscello, no? L'acqua che si vedeva, si vede ancora il segno dell'acqua dove scorreva, però da lì si è interrotto perché lui è riuscito, interrotto l'acqua. E quindi così, i Bodhisattva sono capaci di fare queste cose qua. Coloro che hanno la realizzazione di Bodhicitta sono in grado di fare. Poi il Bodhisattva Jayamallama, che San Rinpoche nella sua vita, nelle molte vite, prima, quindi il Bodhisattva in Tibet, Tashilompo, il monastero di Tashilompo, c'era l'acqua che aveva allagato quanto lui ha scritto. Se è vero che io ho Bodhicitta, lui ha scritto sulla pietra, se è vero che io ho Bodhicitta, per favore l'acqua deve tornare indietro. E quindi l'acqua è tornata indietro. E quindi per gli scienziati occidentali non hanno assolutamente idea di questo. Bodhicitta, la mente di Bodhicitta è controllata, riesce a controllare anche gli elementi e riesce a interrompere i pericoli che possono derivare dagli elementi. Quindi l'acqua è tornata indietro, così. Questo è quello che volevo dire. Questo vuol dire? Per cui se avete bodhicitta, allora la paura, si abbandonano le paure, si abbandonano non ci sono più pericoli. Se voi praticate bodhicitta, allora questo diventa un rimedio per tutte queste cose. Allora, ancora se voi siete contenti, ricordatevi di bodhicitta. Quando soffrite, ricordatevi di bodhicitta. Quando siete anziani o vecchi, ricordatevi di dire questo, rende la vita, non ha importanza quanto vecchi voi apparite esteriormente, ma la mente è molto contenta, rende la mente molto significativa, non ha importanza quanti anni, mesi, giorni, ore, secondi voi continuerete a vivere. La vostra vita diventa veramente molto utile, incredibilmente utile per gli esseri senzienti. Veramente, questa è anche se voi siete anziani, anche se voi siete vecchi, ricordatevi di questo, anche se voi state morendo, ricordatevi di Bodhicitta. Io ho detto questo. Se voi avete bodhicitta, allora è buono. Se voi avete bodhicitta, allora è molto buono ammalarsi, perché potete dedicare la vostra malattia per essere sentite utilizzate questo per il sentiero, per l'illuminazione. E così portate tutti quanti gli esseri, prendete le sofferenze di tutti quanti gli esseri senzienti, la vostra vita diventa di grande beneficio per gli esseri senzienti, anche se voi siete ammalati, buono, se voi morite, buono, perché diventa di grande beneficio per tutti quanti gli esseri senzienti. Per cui se voi avete bodhicitta, se voi ascoltate gli insegnamenti, se voi li ascoltate per gli esseri senzienti. Scusate, oh, non so, mi sono dimenticato di dire la motivazione. Quando voi ascoltate gli insegnamenti con Bodhicitta, quindi anche la più piccola delle formiche che sta camminando qui, voi ascoltate qui gli insegnamenti per tutti quanti gli esseri, per portarli all'illuminazione, anche per la più piccola formica che cammina all'intorno. Quando voi andate fuori, quando ci sono gli uccelli, insetti, capite?
lo ascoltate gli insegnamenti, lo fate, fate ritiro, lo fate per ascoltate questi insieme per tutti quanti i cani, per tutti gli animali, per tutti gli insetti, senza lasciare fuori neanche uno. Non lasciate fuori neanche uno quando voi fate questo con Bodhicitta. Ascoltate gli insegnamenti, per esempio la meditazione, riprendere gli 8 precetti Mahayana con Bodhicitta. Questo è per tutti loro. La piccola formica che cammina qui intorno, voi beneficiate, siete di beneficio per loro, per gli esseri senzienti che camminano intorno, quindi per tutti quanti. In relazione a tutto, senza pensate di non avere connessione, prendo gli 8 precetti Mahayana per questa formica, prendo questi precetti per questa formica, prendo gli 8 precetti Mahayana oggi. Dovete pensare che è veramente, è incredibilmente buono. Qualsiasi cosa voi facciate, dovete riconoscere che è veramente una cosa grandiosa, capite? Quindi dovete riconoscere questo, quindi, che è di grandissimo beneficio. È di grandissimo beneficio per tutti quanti, anche così siete di grande beneficio per tutti quanti. Volete andare intorno alle montagne, per camminare sulle montagne, per gli uccelli, siete di beneficio per tutti quanti. Dovete sapere questo, dovete fare questo con la vostra vita, dovete beneficiare così gli altri, per tutti quegli insetti, per tutti gli esseri senzienti, per gli esseri senzienti, ma voi non mettete mai in relazione a questo. Quindi questi esseri, io sono un essere umano, non sono come loro, capite? No, non dovete pensare così. Per cui se voi avete bodhicitta, anche l'ascoltare gli insegnamenti è buono, se meditate è buono, qualsiasi cosa voi facciate è buono. Se voi avete bodhicitta, anche se voi state facendo la cacca o la pipì, è buono. Qualsiasi cosa voi facciate, lo fate per gli esseri senzienti. Se voi mangiate, dovete mangiare con bodhicitta. Se voi siete seduti, dovete stare seduti con bodhicitta. Il libro che state leggendo, l'avete letto il libro oppure no? Quanto avete letto? Quanto avete letto? Un pochettino. Penso che stia parlando del libro dell'attitudine del Bodhisattva, l'attitudine del Bodhicitta, per cui se voi siete seduti, sedete con Bodhicitta, se voi state in piedi, dovete stare in piedi con Bodhicitta, se dormite, dovete dormire con Bodhicitta, se siete sdraiati, che state sdraiati, dovete sdraiarvi con Bodhicitta, se voi state guardate fuori, anche lì dovete farlo con Bodhicitta. E sono tutte quante citazioni di Kunu Lama Rinpoche. Comunque il libro di cui stavo parlando è L'attitudine dei Bodhisattva, che c'è in inglese, però in italiano c'è anche un breve libretto per come praticare Bodhicitta, per cui chi lo vuole può mandarmi un messaggio. Quindi se voi guardate fuori dovete guardare con bodhicitta, se voi state mangiando dovete farlo con bodhicitta. Quindi se qualsiasi cosa che voi guardiate, guardatelo con bodhicitta. Se voi mangiate, dovete mangiare con bodhicitta. Quindi la motivazione di bodhicitta. Naturalmente durante il cibo la motivazione è importante. Penso che questa è la motivazione di Bodhicitta, è veramente molto importante. Anche la visualizzazione nell'offrire con questa motivazione. Per cui se voi mangiate, mangiate con Bodhicitta, parlate, parlate con Bodhicitta. Se voi esaminate, esaminate con Bodhicitta. Quindi mi fermo qua. Adesso sono le 5. Ancora un minuto, 2 minuti. E poi mi fermo qua. Devo menzionare ancora due cose. Volevo parlare della ruota della vita.
Voglio parlare un po' di questo. Ah, ecco, prima di questo volevo menzionare questo. Devo menzionare questo oggi. Quindi vi ho spiegato la pratica del Tonglen, quindi vedete, quando gli esseri senzienti vi chiedono, un mendicante o un essere senziente vi chiede aiuto di dar loro dei soldi o di dar loro del cibo, del... dell'acqua, del cibo, bisogna, deve essere questo, è un incredibile piacere, deve essere un gran piacere di dare cibo, soldi, qualsiasi cosa per aiutare. Se loro chiedono o anche se non lo chiedono, deve essere il piacere più grande, molto prezioso, è la cosa più preziosa, la cosa più preziosa. Come abbiamo menzionato, come vi ho descritto, che da cui voi ricevete tutte quante le felicità del passato, da rinascite senza inizio, compresa l'illuminazione, tutte quante le realizzazioni, la felicità ultima, la liberazione dal samsara, l'illuminazione, vengono da questo, lo ricevete da questo, per cui è molto, molto prezioso. Anche Buddha Dharma e Sangha, tutti nei quali noi prendiamo rifugio per essere liberi dai rami inferiori, di essere liberi dal samsara, di essere liberi dal nirvana inferiore e ottenere l'illuminazione, anche Buddha Dharma e Sangha vengono da questo essere sentiente. Per cui sono molto prezioso, molto prezioso. Bah, 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 bah. Come ho detto, sono i più gentili, i più cari, i più preziosi, sono il gioiello, sono un gioiello che esaudisce i desideri. Per cui ora aiutare, essere in grado di dare qualche cosa, essere capaci di condividere, essere in grado di dare qualcosa, la cosa più preziosa, la cosa che dà più felicità, la più grande felicità nel dare, innumerevoli Buddha, Dharma e Sangha vengono da questo essere sentiente. Ora, qui il Buddha che Buddha ha affrontato, Buddha ha accumulato meriti, dei meriti della saggezza e dei meriti per 3 incalcolabili eoni. Per gli esseri senzienti, per tre incalcolabili eoni, Buddha ha accumulato 2 tipi di meriti e fa sì che ha potuto ottenere, ha dato il suo santo corpo, l'ha fatto in carità per 3 incalcolabili eoni agli esseri senzienti, l'ha offerta, ha praticato la moralità con tantissima difficoltà. Ha affrontato tantissime difficoltà per gli esseri senzienti, ha praticato la pazienza per 3 incalcolabili grandi eoni, ha praticato la perseveranza per 3 incalcolabili grandi eoni, poi ha praticato la concentrazione e la saggezza. Quindi questa persona, il Buddha, anche Buddha stesso, per 3 incalcolabili grandi eoni, ha offerto il suo corpo. Il corpo vuol dire che dobbiamo, il corpo che noi, di cui noi ci prendiamo così tanta cura, la moralità,
ha affrontato tantissime difficoltà per questa persona, per tre incalcolabili grandi ioni, praticato la pazienza per tre incalcolabili grandi ioni, la perseveranza, ha affrontato tantissime difficoltà e ha meditato la meditazione, la saggezza, per questo essere senziente. Quindi io, per me, dare una rupia, voglio dire, dare un po' di cibo o qualsiasi cosa preziosa, è veramente la cosa più preziosa. Ed è la cosa più felice, la cosa più felice da fare per aiutare, è la cosa più, che dà più felicità, è la cosa più, che dà più felicità, è la cosa da fare che dà più felicità, è la cosa che dà più felicità, anche se voi non potete fare come ha dato il Buddha, veramente, veramente una cosa estremamente preziosa, il poter dare qualche cosa, incredibilmente prezioso. Quindi è incredibilmente prezioso dare qualcosa per aiutare. Poi Buddha disse: Quindi quello che voglio dire è che ascoltate bene qua, è estremamente una vita, aveva una moglie bellissima nel cuore, dal cuore, dal vostro cuore. La cosa più cara è vostro figlio, quindi una bellissima, una ottima ricchezza, aveva un grandissimo regno e poi la propria pelle, la propria carne e sangue, il proprio grasso. Non fart sarebbe scoreggia, no, fat è il grasso, gli occhi, i corpi. Essendo sotto il controllo della compassione, per quell'essere senziente, lui ha distrutto colui che è completamente qualificato, si è dedicato completamente agli altri. Questo vuol dire tutte queste cose che ho menzionato, tutte le parti del corpo e anche la bella moglie, figlio al quale era veramente attaccato, che era veramente il più caro, e quindi aveva tutto quanto il benessere, la ricchezza. Lui l'ha abbandonato, l'ha offerto agli esseri senzienti. Quindi, voi offrite agli esseri senzienti, dovete offrire agli esseri senzienti. Per questo, se voi danneggiate quell'essere senziente, allora quello è come danneggiare me stesso. Sakyamuni Buddha ha detto questo.
se voi danneggiate gli esseri senzienti, voi danneggiate voi. È esattamente come il Dio che ha creato il mondo, poi voi danneggiate le persone che sono state create da Dio, allora voi così danneggiate Dio, fate un danno a Dio. Se voi pensate in questo modo, questo voi pensate quindi, se voi danneggiate gli esseri, questa persona, danneggiate questi esseri senzienti, io, l'essere qualificato, che sono andato al di là, Chandan Deh, Bhagavan, danneggiate a questa persona, se, allora è come danneggiare me. Buddha ha detto questo. Quindi, se voi beneficiate questo essere senziente, questo particolare, se voi beneficiate questo essere senziente, questa è la migliore offerta che voi potete fare a me. Dovete sapere questa cosa. Questo è quello che ha detto Buddha. A qualsiasi essere senziente, se voi danneggiate un qualsiasi essere senziente, se voi lo danneggiate, questo è il peggior danno che voi potete fare a me. Questo l'ha detto Buddha. Qualsiasi, se voi danneggiate un qualsiasi essere senziente, se usate delle parole dure, se voi danneggiate un qualsiasi essere senziente, allora questo, voi danneggiate l'essere senziente, allora l'essere senziente, allora quello è il peggior danno che voi potete fare a me. Questo è quello che ha detto Buddha. Capite? Ecco, se voi date anche solo un bicchiere d'acqua o una caramella a un mendicante, allora questa è la miglior offerta a Buddha, non soltanto a un Buddha, ma agli innumerevoli Buddha, agli innumerevoli Bodhisattva. È la migliore offerta. Dovete capire questo, dovete sapere questo. Anche se voi date soltanto una caramella, un piccolo aiuto, potete offrire questo date, portate i bagagli pesanti, qualsiasi cosa voi potete fare per gli esseri senzienti, questa è la migliore offerta che voi potete fare. Questa è l'offerta migliore che potete fare, questa è la cosa che compiace maggiormente tutti quanti i Buddha e Bodhisattva. Quindi la focalizzazione sono gli esseri senzienti, non Buddha. Prendersi cura degli esseri senzienti, prendersi aiutare in qualsiasi modo voi potete, anche recitare Om Mani Padme Hum, questi meriti che voi accumulate dovete dedicare agli esseri senzienti. Questo è il modo migliore per compiacere i Buddha. Ok, mi fermo qua adesso. Ok, grazie. Soci meto mari ralli ni de gien padi sangye jin do mi te huargi roku nam da jila Je parle. Amen. Nada na No. A causa di quanti meriti dei tre tempi accumulati di ministri senzienti, Sancho Rinpoche, ma che pono, che yuci, Agnam Pame Paya, non è gondu per warju. A causa di quanti meriti passati, presenti e futuri accumulati da me stessa, di innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, che sono meramente etichettati dalla mente.
se questa passa l'io che meramente ti chiede dalla mente. Ottenere lo stato di Buddha che è meramente etichettato dalla mente. E condurre tutti quanti gli esseri senzienti che sono meramente etichettati dalla mente a quello stato di Buddha che è meramente etichettato dalla mente. Completamente da solo, che sono meramente etichettato dalla mente. Buonanotte. Non c'è Gondo shatten jo.